Boom di presenze sul Gran Sasso. In questi giorni di festa la stazione sciistica di Campo Imperatore è stata letteralmente presa d'assalto dagli sciatori, con gli ingredienti essenziali tutti presenti, belle giornate e neve. C'è stata però qualche critica da parte dei turisti per le file agli impianti. Facciamo il possibile, ha spiegato l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli, intervenuto a replicare dopo lo stop all'acquisto dei biglietti online. L'amministratore ha spiegato che l'infopoint alla Fontana Luminosa, se si vogliono evitare le file in quota, è a disposizione come gli altri servizi. Pignatelli ammette che agli impianti ci sono file vista la grande affluenza e chiarisce alcuni aspetti. Innanzitutto la biglietteria online si è dovuta chiudere perché ancora non è stata inviata la macchina per stampare i biglietti. Quella alla Fontana Luminosa invece, anche questo oggetto di polemiche, è stata fuori uso per meno di un'ora per problemi alla macchina che stampa. Sugli impianti, ha spiegato pure l'amministratore del centro turistico, prima di chiudere la biglietteria online si è comunque organizzato un percorso dedicato. Il messaggio che deve arrivare, insomma, secondo l'amministratore, deve essere positivo. La stagione è partita bene, gli impianti funzionano, la gente sta scegliendo il Gran Sasso. Capisco le critiche, le lamentele fatte, ma purtroppo più di quello non riusciamo a fare. Quest'anno abbiamo predisposto la vendita online, solo che non ci hanno fornito ancora la macchina per trasformare la richiesta online in biglietto, quindi la macchina esterna automatica, che purtroppo è in ritardo per la difficoltà nel reperire le schede elettroniche. E comunque la Fontana Luminosa riprende tranquillamente la funzione di ha sempre messo i biglietti, perché la cassa l'avevamo scesa giù a Fonte Cerreto per poter supplire a quella richiesta eccessiva che c'è stata, quindi abbiamo tolto dall'infopoint, l'abbiamo portata a Fonte Cerreto e che adesso comunque la riportiamo su. Comunque i biglietti sono sempre stati venduti anche all'infopoint, biglietti prestampati e quindi venduti là. Oltre a questo ci sono i servizi che funzionano, l'ostello, il rifugio e l'albergo, che sono aperti e ben organizzati. L'infopoint comunale gestito dal centro turistico funziona bene, ha più personale e sono molte le persone che vengono da fuori per sciare, dice, in prevalenza dalla capitale, dalle Marche e dalla costa abruzzese. La speranza, insomma, è che il Covid non blocchi di nuovo tutto, perché dopo le precedenti stagioni disastrose c'è voglia di ricominciare, seppur in un momento oggettivamente molto complicato.